ha qualcosa da dire. Un atteggiamento così, non tanto ci può stare la parte tattica, è stato bravissimo l'allenatore della Roma, e questo bisogna dirlo, a bloccare tutte le fonti di gioco dall'inizio dell'azione della Lazio, ma forse è venuto a mancare proprio quell'agonismo, quella grinta che di solito in alcuni elementi nel derby spicca di più, quella dove non arrivi con la tecnica o con l'organizzazione tattica, ci arrivi magari con la grinta, con la tenacia, e magari ieri è venuto a mancare pure quello, perché poi non è che ho visto questo furore agonistico, forse c'era un po' di stanchezza, non c'ho idea, non si aspettavano, Radu ha detto che non si Esatto, aspettavano una ha detto chiaramente, partita sì. della Roma a questo livello e sono stati sorpresi. Quindi è stata tutta una serie di cose, ma nell'arco di una stagione una partita storta ci può stare. Certo, poi capita nel derby, pazienza, che dobbiamo fare? Comunque sei riuscito a portare a casa il punto e prosegui la tua corsa. No, infatti, diciamo, ecco, questo che dicevi te su Radu è l'unica cosa che mi desta un po' preoccupazioni, perché comunque allora, una serata storta può starci, un calo fisico altrettanto dopo non si sa quante vittorie consecutive, coppe e quant'altro, è anche fisiologico, anche se magari non una partita del genere, però ecco, sentire Radu che dice che non sono stati sorpresi dalla Roma e magari loro si aspettavano di portarla a casa. Questo secondo me non va bene perché è un po' indice di presunzione, quando comunque la Lazio sta facendo benissimo, però fino ad ora non ha ancora ottenuto quel qualcosa, cioè il piazzamento Champions è ancora da consolidare, giustamente siamo a gennaio, quindi è come giusto che sia, il campionato è ancora lungo. Quindi questo, diciamo, se poi la Lazio diciamo, era una questione solo fisica o non lo so, anche magari alcuni forse di alcuni elementi, perché poi comunque Luis Alberto non era in pieno delle forze, Correa idem. Forse sono stati forzati un poco, Eh sì, però. purtroppo sentivo Correa, sembra che è ricaduto nella lesione. Sì, no, ma infatti probabilmente è stato forzato quando non doveva. Quindi, se sono questi gli elementi che hanno fatto sì che ieri comunque sia stata questa battuta d'arresto da un punto di vista, diciamo, del gioco, della prestazione, ok, ci sta. Se penso ad esempio, ovviamente Hai sì. una spinta maggiore, quindi è Sì, ovvio per che cercare di ci poi sta mettere delle tutto. distanze, provare a, diciamo, a fare una prima fuga. La dice in due fasi, lui dice che non si aspettava in quelli così, questa partita così importante, ma dice anche che non se l'aspettava fisicamente, quindi secondo me il secondo tempo sono rientrati sperando che la Roma comunque scendesse fisicamente, e neanche questo è avvenuto, quindi sai perfettamente che dentro i 90 minuti mentalmente se non c'hai l'approccio Certo. giusto non la recuperi più. Comunque, io sono d'accordo con lui, con te, tranquillamente, è un punto No, ma guadagnato su infatti sì, va tutte, benissimo. anziché 19, rimangono 18 finali, come dice Inzaghi, da giocare. Naturalmente, tutte le piccole squadre verranno qui a fare la partita della vita. Abbiamo cominciato ieri, poi verrà Spal, verrà il Verona, No, ma infatti vabbè. quella è la cosa che stupisce delle dichiarazioni di Radu. Non è stona dire non ci aspettavamo una prestazione così da parte loro. Loro era l'unico modo che avevano per cercare di contrastare la Lazio, mettere agonismo, oltre che poi tutto quello che hanno messo in settimana, pressioni, Già l'avresti robe. dopo capita la formazione, perché Esatto, no, infatti quello. leva i due esterni che Esatto. comunque sono stati scarsi fino adesso, mette quelli più freschi, no? Che Santon sia un fenomeno, però Ha messo quelli più comunque, in forma, però. eh sì, Sì, ha sì, sì. messo il meglio che c'è, tant'è che il primo cambio lo fa, mi sa, al 70esimo, al Quando la 75esimo. Lazio già aveva fatti Sì, tutti e tre, sì, esatto. vabbè, quello è indice proprio indicativo della partita, anche se poi è difficile per quanto uno possa essere lucido e metodico, pensare sì, il derby è una partita a parte, quando vieni da una striscia positiva comunque di 11 vittorie, 15 risultati utili e Esatto. Supercoppa, e inconsciamente, anche se tu vuoi cercare, sì, dobbiamo fare il derby, bisogna stare concentrati così, ce l'hai quella percezione. E di essere più forte Certo, per no, quello sì. quanto, e per quanto riguarda le dichiarazioni di Rado, penso che lui intendesse che sono rimasti sorpresi sia vabbè, dalla partita della Roma in generale, ma proprio dalla tenuta dal primo al Sì, 90esimo. infatti lo dice dopo, sì, non si aspettava neanche Difficile per questa. una squadra mantenere quella concentrazione e quella fare una partita così. No, quello indubbiamente. Forse sono stati sorpresi da quello, certo. Poi metti quello nella tua giornata, penso più nera perché. Non ti riesce veramente niente, nemmeno il minimo No. passaggio, lo stop,
Leiva che Leiva in mezzo al campo aveva sbagliato, ha fatto tre o quattro errori tecnici proprio di passaggio lento, cioè, quindi insomma, quindi, e poi Che poi anche non. se poi se fosse andata Esatto, stavo per dire la stavamo stessa annunciando la cosa. stessa cosa, se Stessa cosa. all'88esimo Milinkovic quel tiro che ha tirato benissimo lo corregge magari di un 20 centimetri che si va ad insaccare alla base del palo alla L'ho sinistra, rivisto dopo in televisione, dalla curva tira da sembrava più lento, soterra. invece era No, proprio no, non lo era prende. spento. No, 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 Quel tiro da soterra difficilmente. là proprio sarebbe No, la prendi stato la porta e gol, il assolutamente. massimo. Sì, Dopo no, una no, no. partita Non giocata ho con se immaginavo una che poteva partita succedere. no, sarebbe che stato forse riesci a vincere 2-1 facendo un tiro in porta. il derby più bello di sempre sarebbe stato, no? Assolutamente vincerlo in quel modo. Però ecco, ma al di Però là di dai, tutto, avanti comunque così, dai. bisogna, oltre che comunque poi rendere il merito all'avversario, ma anche comunque dire che la Lazio era in credito, perché il derby d'andata, quattro pali che comunque gridavano Ancora vendetta. tremano, secondo Quindi me quello di Paolo Lopez ancora tremava il palo, ecco perché non è riuscito a capire quindi, andare. comunque, ecco, se all'andata è andata meglio a loro con il pareggio, a sto giro è andata bene a noi, quindi c'è Beh, stata una sì, sorta di compensazione, diciamo, del campo. diciamo che Come risultato, sì. anche quest'anno il derby ha rispettato le tradizioni in cui vede la squadra più scarsa, comunque cercate di prevalere sull'altra. Ma assolutamente, Beh, però poi lo dice la ecco, classifica, sono poi. dati di fatto, no? Sì. Infatti. Poi ritorna il doppio pareggio nel derby, mancava addirittura dalla stagione Dino Zoff. 2002-2003 con Mancini. Andata Mancini. 2-2, ritorno 1-1. Beh, ci sono stati degli anni che era sempre pareggio, dei derby inguardabili. quelli C'è 0-0 stata di Zoff. una serie dei pareggi Che 0-0, sei. 1-1. Sì. Che i portieri potevano pure Belle uscire. Non come ieri. belle Non sequenze. come ieri. Beh, sì, Però. ieri interessante l'uscita del nostro Tra Thomas. tutte e due. Vabbè, capita pure che nella giornata nera c'è quella ancora più nera. È andato dritto per dritto. Secondo me ha spinto qualche fotografo. A dove andava? Lo so. No, infatti. Sei riscattato Però apro e chiudo la dopo. parentesi. C'è pure gente che lo sta martorizzando. Vedi, comunque No, dopo. ma se lo sono stupidi perché Certo. comunque l'errore. Anche Immobile non ha fatto una bella partita. L'errore ci Ma sta scherzi. di stragoscio anche perché A poi parte che se ti rifà il secondo dimostra tempo. che dopo fa due Infatti. parate, diciamo, di livello, quindi ti salva il No, tra risultato. l'altro, guardi la sera Juventus fa una stupidaggine pure Szczęsny, che insomma Szczęsny sul primo gol di Zielinski lascia la palla lì, come spesso abbiamo Sì, vabbè. martorizzato Ma Stragos. portiere, come abbiamo già detto Anche se lì c'è un abbondantemente. errore assolutamente poi di tutta la Sì, Juventus che ok, fa tirare quello fa, Insigne in tira, quel modo, perfetto. così, quello Però sì. tu la palla tecnicamente la devi mandare fuori, non Sì, la lasci no, lì. quello sì, Stiamo a sicuramente. parlare di Szczęsny, No, 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 uno dei tre quello. portieri più forti d'Europa, No, 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 quello penso, no? indubbiamente, però diciamo Diciamo. che la botta risposta stracoscia Paolo Lopez è qualcosa di un po' più, ecco, comico, diciamo, ecco. Stragoscia secondo me fa un errore tecnico di valutazione, non era Sì. convinto di uscire, non esce in quel modo perché comunque poi tra l'altro An è anche perché riuscito a poi spingere uno là. dei due difensori che ha spinto Dzeko che non a me la prendeva la palla, Sì, anche quindi perché là Dzeko, anche se prende il pallone, comunque testa in porta, non è capito? quello può fare, non è che si sta involando un No, po' quell'altro la. non si è capito che voleva fare, sinceramente, quello No, non avevo capito, quello però bisogna non dire. l'abbiamo nemmeno È stato capito. spinto da Acerbi. Il VAR non funziona più perché non viene chiamato. C'erano almeno due rigori per Roma. Queste cose bisogna dirle per onestà. C'erano almeno due rigori. No, aspetta, Almeno il secondo? quello da Perché. Acerbi quando tiro Kolarov, no? Braccio, Ah, per prendere il ok, sì, braccio. no, no, no. Ok. Non ricordavo, no, C'è da dire che Solo tutta questa ricordalo. moviola, Sì. ecco. C'è da dire che il gol della Lazio non è che noi siamo riusciti a esultare bene, perché comunque nemmeno riuscivamo a capire che avesse Eh no, segnato. sì, Quel perché pallone esulta, però si salta, fermano. si fermano, Guardialine esulta fermo. solo Acerbi, poi l'arbitro rimane Sì. un attimo, non indica Tra l'altro subito. dicono imprecisioni perché comunque l'arbitro, cioè il VAR, c'è stato un check del VAR Silent check c'è per stato, vedere ci ha il messo un gol. po'. Quindi io non vedo sta spinta da Acerbi, però No, vabbè, ma ci sono dei ma fotogrammi che si vede che lui sta con le tra mani l'altro così, ma secondo dal me fotogramma che vedi, se se Acerbi io. non la butta dentro, Smalling la prende con le mani, quindi è calcio di rigore e espulsione. Perché nel ricadere Smalling la prende con le mani mentre scende dalla traversa, quindi Sì, però perché gli meglio. abbiamo No, rubato e va bene vabbè, così. ma no, ma credo, ma al di là di tutto, cioè Meglio così l'arbitro deve rivedere perché forse. Talmente clamoroso come episodio che comunque forse risulta difficile anche all'arbitro credere che però non ci sia ha pensato successa un una attimo a roba. fischiare rigore. Io lì No, lì per no, lì ho pensato è stato che deciso, sì. non avesse
stessero controllando non tanto il fallo dei cervi quanto se il pallone L'uscita, fosse uscito, perché sì. dalla curva sembrava che il pallone era Sì. uscito Infatti e dovevamo già battere un altro calcio d'angolo, sì. perché quando Pau Lopez la prende invece poi si vede che il pallone sta dritto per dritto, non è uscito Poi completamente. il secondo tempo la rifà pure come Paolo Lopez, solo un po' più dentro la stracoscia. Quella che è Sì. uscita dei pugni è rimasta lì, quella palla che continuava a rimbalzare dentro l'aria e noi che spingevamo quella palla Diciamo che la partita di verso. ieri comunque ci ha segnato Eh fisicamente, quindi sì. Eravamo abbastanza provati. ci faremo pagare gli esami dal cardiologo. Però alla fine. Sì, ne è valsa la pena, dai, un bel punto e andiamo avanti così, dai, alla stagione speciale fino adesso, con la squadra non gli vuoi assolutamente, Scherziamo. gli vuoi solo che fare i complimenti. Antonio, andiamo in pausa perché vedo che sono le 21:28, così prepariamo il primo collegamento Stranamente telefonico. sì, siamo puntuali, dai. Ultimamente cerchiamo di essere puntuali, sì. Adesso Va bene, assolutamente. torniamo, eh. No, ma noi l'avevamo già chiamato. Sì, è già intervenuto. Oh, Dove stavamo? perché L'altra. ho... No, è intervenuto relativamente di recente, tipo Recente? sì, seconda parte della scorsa stagione. No, perché volevo qualcuno che avesse vissuto un po' il derby. L'Edesma settimana scorsa ha dato buca, quindi ho detto qualcuno che magari che poi vari Polipo, Davini comunque hanno Quali no? no Davini sì, a voglia. Poi ieri sono riuscito a entrare in curva, mi sono fomentato troppo perché ho detto no, non ci potevo Che credere, biglietto perché avevo il c'avevi? biglietto indistinti. Come hai fatto? No, vabbè, stavo con gli amici a Ponte Milvio, ho detto no, dai, però mi prende a male, mo che non stiamo insieme, dai, ma provaci sti cazzi, poi sei tanto... Hai tutto il tempo di andare indistinti. Ho fatto vabbè, sì, infatti, dai, tentare non Il nuoce. tornello come fate? No, praticamente allora passo i controlli, vabbè, metto poi il documento su Addistinti Nord per non far legge, così arrivo, stava proprio il responsabile della Lazio con la giacca, stavo passando, guarda, il biglietto indistinti, ma passa, dai! Ho fatto, ok, va bene. Mi ha fatto un Ma il cazziatone. tornello? No, me l'ha aperto lui, infatti io stavo così al tornello. Guarda, il biglietto indistinti, stavo iniziando a fare la predica. Lui, ma entra! Ho fatto, ok. Va bene. Non dico più niente, va bene. Stavo, cioè, molto facile, sì. Andata bene. Sì, vabbè, ma penso perché non ero l'unico. Sì, L'avranno immagino. fatto un sacco di persone, sì. Sì, calcolo che c'è tutto il sodalizio andava indistinto, quindi tanta gente ci deve stare Ma sì, ho detto tanto, male che vada, c'ho tutto il tempo di andare poi indistinti se mi respingono qui, quindi. Oh, ho fatto auguri, io c'ho pure, non so perché non c'ho il telefono di Dario Rossi, ho fatto auguri a nome del Nido delle Aquile, ha risposto pure. Delio Rossi, perché una volta mi sa che avevi provato a Biglio, se voleva. Allora, io quando l'ho Tu eri te. intervistato ci ho provato a dirglielo, però lui mi diceva che la sera Ah, ecco, sì. era un po' Dario Rossi l'ha provato problematico. lui a allenare un paio d'anni fa, Vabbè, venuto dall'Italia, non mi sa ricordo. in Polonia, forse. Non lo so. In Bulgaria. In Bulgaria mi sa che Vabbè, in stava. Bulgaria ci sono tanti della Lazio. Sì. Perché? Perché quando sono andato là lui restava a Roma, ma allenava una squadra del là, non mi ricordo qual era, e non so come sono riuscito ad averci il numero di telefono.
Comunque io ho riscritto quando sempre aperto la porta, non più risposta. Sì, a lui gli aveva detto che la sera per lui era difficile, non so se c'è, che c'era qualche problema che c'è, mi ricordo, forse c'è c'ha la qualcosa figlia, che c'ha la la figlia, figlia, c'ha la nel figlia senso, che sì. c'ha.